Oh, degustiamo insieme, ce l'avete ancora il Chianti Classico? Sì, quello che ho messo nel mezzo. Questo è Chianti Classico, è la misse di Candiale, e quindi è Chianti Classico, il Candiale fa legno. Questo invece è un'altra vinificazione, fa cemento. Sapete che Chianti Classico non è obbligatorio, è obbligatorio un certo periodo di raffinamento, ma non è obbligatorio il legno. Molti pensano che deve possa stare in botte, invece non è. Ci sono tante aziende che preferiscono, per far esprimere un mescolato floreale fruttato del Sangiovese appieno, di non passarlo assolutamente in legno. Questo fa cemento, ma cemento non vitrificato. Il cemento vitrificato alla fine dentro è quasi come vinificare in una damigiana di vetro, perché alla fine il contatto del, al di là del controllo termico, il contatto dell'uva e del vino è proprio col vetro e non col cemento. Quindi invece questo qua giù è una... queste vasche le comprate te? Le trovate? No, abbiamo comprato noi. Comprate te la missa, ok, perfetto. Perché le vasche di cemento c'erano tutte le aziende nel Chianti, nel Chianti Classico avevano le vasche di cemento. Poi la maggior parte le hanno demolite negli anni 90-2000 perché andava di moda acciaio e legno, e adesso molti stanno tornando indietro. Perché con i mosti ad alta gradazione alcolica e che ci sono oggi, il cemento ti permette di risparmiare molto in energia elettrica per raffreddare tutto l'acciaio. E poi c'è questa questione dell'elettrostatica, che comunque l'acciaio si isola, lo controlla bene la temperatura, ma dal punto di vista elettrostatico non è neutro, cioè le cariche elettriche passano e anche molto volentieri, e quindi se vogliamo credere all'aspetto biologico sanitario dell'uva, tutta questa elettricità e scarica elettrica attraversano il vino, in qualche modo lo alterano dal punto di vista organolettico. Allora tant'è che anche i protocolli, quelli biologici e poi biodinamici, l'acciaio non è mai, quasi mai contemplato, quindi o legno, quindi elementi naturali o inerti, come appunto il cemento. Questo è il 2015, quindi un'annata completamente diversa, 2014 piovosa, fredda, 2015 mese sole, ma senza esagerare, l'annata molto definita, annata perfetta, se ne è parlato già tantissimo, e effettivamente se c'è un problema 2015 però è proprio l'eccesso di calore. No, questo è la Misse e ho sbagliato a scrivere, è il 15. La Misse è il 2015 e il 2013 invece sarà il Candiale, è quello che passa in legno. Quindi un'annata molto calda, molto ricca, che se non lavoravi bene in vigna rischiavi di avere dei grappoli ricchissimi di zucchero e quindi tanto alcol e vini un po' sgraziati. In questo caso si sente l'annata calda perché il frutto è molto, molto ben presente, ci sono frutta di fragola, lampone, quasi in confettura, comunque molto matura. Le note, ci sono sempre note floreali, di viola, ma è un quadro un po' più solare, più energico, più rotondo, molto, molto panzanese direi come naso. E anche qui ci vengono fuori le note, come anche prima sentiva il pepe, le note speziate, magari in chiave più calda, più ricca, più completa. Comunque le uve per il Chianti Classico da venire da vigneti, ora non so se anche il Mimas viene fatto con uve comunque da Chianti Classico. Sì. Comunque anche quelle l'uva, la selezione come è fatta? Cioè, no, selezione cominciamo a fare troppo vinificazione. Dopo a seconda del... Quindi l'uva di partenza più o meno è la stessa, poi si va a scegliere il contenitore più adatto alla materia che si ha. Ecco, sentite a livello di tannino, questo è un vino che ha più struttura e più energia. Ora noi abbiamo servito sugli gnudi, ovviamente questo è un vino più da carni, più forse con risotto già se la cava meglio. Questo sentite che ha tutta altra struttura, ma anche più profondità, più lunghezza in bocca, non ha più quella... è sicuramente fresco, beverino, ma comincia a essere un vino più importante, ne bevi un po' meno. Cioè, ti fermi a mezza bottiglia invece che una bottiglia, quindi comunque si beve bene, ma è ovviamente un vino più importante, deve essere abbinato, si gusta meglio l'altro, poteva essere anche un aperitivo in piedi, una grigliata così senza pensieri, questo invece ha bisogno di un abbinamento un pochino più importanti. Però il carattere sangiovese si sente molto bene, e anche questa idea di freschezza a cui tengono molto a Candiale, il fatto che i vini non si debbano contemplare ma si debbano bere, direi che in questo vino sentiamo tanto. Anche in fondo al palato sentite queste note un po' appunto sì, di frutta in confettura, ma anche la spezzatura, un po' di liquirizia, un po' di tabacco, una nota
un po' più anche quasi piccante, quasi di peperoncino, di zenzero, cioè tutto dà il quadro di un vino molto vitale, senza contare questa nota un po' salata, questa freschezza, questa acidità che ci fa salivare il palato, quindi un vino che ha una bella struttura, un bel equilibrio, ma ha bisogno di essere bilanciato da un piatto che abbia un po' di sostanza, un po' di struttura. Nonostante questo è anche un vino come tutti i chianti classici, in realtà anche pane e salame ci sta bene, eh? Non è che adesso stiamo a spaccare un po' il capello, ma se lo mettiamo in confronto a quell'altro sentiamo che il cemento e anche l'annata diversa lo fanno un vino più maturo, più ricco, più carico rispetto all'altro, comunque piacevole ma molto diverso. Buon proseguimento. Grazie.